telespettatori del GF VIP hanno notato ultimamente un avvicinamento tra Barou e Jessica Selassie, confermato da un confessionale compromettente con protagonista l'enologo toscano. A differenza della principessa etiope che dall'ingresso del Geffino lo ha marcato stretto, non nascondendo il suo interesse, il toscano invece ha sempre sostenuto di vederla solo come una cara amica. Ma i fan del reality colpiti dal feeling speciale tra i due si sono schierati a favore della coppia che vorrebbero che si formasse. Dopo il chiarimento tra Delia, la Selassie e l'enologo, quest'ultimo ha ribadito di trovare la princess una bella donna, simpatica ed interessante, ribadendo poi che non è intenzionato ad avere alcun coinvolgimento romantico dentro la casa di Cinecittà. Si è poi registrata la proposta di Barou che ha invitato Jessica a passare del tempo con lui nella Love Boat. In seguito è spuntato un confessionale di lui, nel quale si è spinto a fare delle dichiarazioni inconfessabili sulla Selassie, che hanno smentito i suoi proclami di amicizia. Le parole del Geffino lo hanno inchiodato, rivelando un interesse più profondo, così è stato costretto ad ammettere di provare dell'attrazione fisica per Jessica. Alcuni recenti episodi notati dai fan del GF VIP hanno confermato che il toscano non è totalmente indifferente al fascino esotico di Jessica, con la quale ha ballato avvinghiato nel corso dell'ultima festa organizzata per i concorrenti. La riservatezza frenerebbe il toscano, come comprovato dal confessionale che ha incastrato Barou. Ci farei l'amore con Jessica, però poi si innamorerebbe, quindi le sto lontano, lo faccio per lei. Questo è il commento sfuggito al vippone dopo aver massaggiato la schiena della princess. Jessica continua da parte sua a ribadire con fermezza il suo interesse, mentre lui, per cercare di uscire dall'impasse, ha dichiarato: è molto bella, che voglio fare l'amore con lei è una battuta veritiera. I fan della coppia ribattezzata, gli Eru, auspicano dei risvolti positivi e sperano che finalmente tra i due possa esplodere la passione, che sembrerebbe tenuta a freno dal toscano, che da quando è al GF VIP ha sempre avuto un feeling speciale con la princess, anche se ha sempre voluto tenere una distanza di sicurezza con lei.